Non l'ho detto, però dovreste essere in grado di capire da soli, ormai siete adulti e vaccinati. La parte reale di questo, come tutti sanno, è il coseno di teta, e la parte immaginaria è il seno di teta. Quindi, se queste frecce gialle rappresentassero il numero complesso, il coseno in questo punto quanto vale? Quanto vale qua? Quanto vale qua? Quanto vale qua? Quindi uno potrebbe disegnare il coseno, cioè io potrei cancellare questo e disegnare in questo punto il valore della coseno, del coseno che vale 1. Quindi il problema è che non voglio, sono costretto a farlo, però dovete immaginare che qua io ho un altro cerchio, questo è il cerchio dei numeri complessi. Potrei immaginare il valore del coseno qua, il valore del coseno qui vale 1, come lo disegno? Perché qua, quando è così, no? Quanto vale il coseno? Vale 1, il seno vale 0, la parte reale vale 1 qua. Qua la parte reale cosa vale? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qua voi avete un coseno che si sta propagando, oppure il seno che si sta propagando. Quello che ho disegnato qua sono i numeri di Eulero, attenzione. D'accordo? Quindi questi sono i punti dove la parte reale vale 1. Ok? D'accordo? Qualsiasi di questi qua, guardate, questi punti qua dove vale meno 1, anche quello si propaga, cioè voi potete fissare qualsiasi fase, qualsiasi punto, e poi andarla a cercare dove? In un istante futuro, in un altro istante, in un altro luogo, la stessa fase. E quindi questo punto che segna questa fase si sta propagando verso destra, qualsiasi di questo. Qualsiasi di questi potrebbe essere usato per andare a cercare altrove dove si trova questo valore, eccolo qua, d'accordo? Questi valori si stanno propagando verso destra. Quindi il disegno in termini di un coseno è più complicato da fare, per quello ho scelto la notazione delle frecce, delle Euler, più facile disegnare. Pensateci un attimo. Vorrei fare un'altra cosa rapidamente, sempre su questa scia qua, dovrò disegnare un sacco di frecce, un sacco di cerchi, quindi portate pazienza, fatelo anche voi. Questa formula qua che ho appena cancellato è un tormentone in fisica, in particolare quando si discutono le equazioni elettromagnetiche. Cioè nel vuoto, quindi non in materia, non attraverso plastica oppure vetro, a rigore nemmeno nell'aria perché non è vuoto, non nel liquido, non nell'acqua, ma nel vuoto vale questa equazione qua. Tutte le onde elettromagnetiche viaggiano sempre alla velocità C, nel vuoto! Nel materiale non è così, no? Le onde elettromagnetiche all'interno del vetro viaggiano a velocità più bassa. Nel vuoto hanno tutte la stessa velocità, e il legame tra la lunghezza d'onda e la cosiddetta frequenza è legato in questo modo. Ma di nuovo, cos'è la lunghezza d'onda? La lunghezza d'onda è 2 pi greco fratto quel K che appariva, eccolo lassù, quel K là. Cos'è la frequenza? La frequenza, 1 sulla frequenza, è il periodo dell'onda. E questo è legato alla omega che è là, in questo modo. Quindi questa è la periodicità spaziale, periodicità temporale. 1 sulla periodicità temporale si chiama la frequenza. E quindi questa è la formula che lega la frequenza, la lunghezza d'onda con la frequenza e con la velocità della luce. Ovviamente questo può anche essere scritto così, sono le due formule che dovete conoscere.
Questo è evidente che se per esempio io metto, non so, la luce visibile qualche migliaio di angstrom, mettiamo, non so, 5.000 angstrom, qual è la frequenza associata a una lunghezza d'onda di 5.000 angstrom? Sarà un rosso un po' profondo, di 4.000, 3.000, questo è un po' lungo, più lungo di 3.000. Cos'è un angstrom? Un angstrom è 10 alla meno 10 metri. Quindi qual è la frequenza associata a questa? Cosa fa una persona? La frequenza è uguale a C fratto lambda, e quindi uno mette 3 per 10 alla 8 metri al secondo diviso 5.000 angstrom. 5.000 sono 5 per 10 alla 3, angstrom sono 10 alla meno 10 metri. E vedete che avete, questi sono 10 alla meno 7. Ma prendo in prestito, facciamo diventare questo qua, facciamo 30 per 10 alla 7 metri al secondo. Prendo in prestito un 10 qua per fare 30. 5 per 10 alla meno 7 secondi a metri, scusatemi. Quindi il 30 diviso 5 fa 6, e questi sono circa 6 per 10 alla 14 secondi alla meno 1. Quella è la frequenza. Quindi sono 10 alla 14 più di 10 alla 14 cicli al secondo nella luce di 5.000 angstrom, d'accordo? Quindi la luce visibile ha una frequenza molto elevata. Se invece io ho una lunghezza d'onda di, non so, cosa potrebbe essere un microonde, un centimetro, qual è la frequenza? Se io faccio 3 centimetri, e questo è sbagliato, un millimetro, no? No, no, è giusto. 3 centimetri, avrei 3, ci sarebbe 1. Più di 3 centimetri comincio ad avere gigahertz, queste sono 10 gigahertz. Ovviamente la stessa formuletta appare in altre applicazioni, per esempio la propagazione delle onde elastiche in un mezzo, ci serve una formula simile, però no? Avrei la velocità del suono, sarebbe così. Qua invece di avere 3 per 10 alla 8 ho magari qualche centinaio di metri al secondo, no? La luce del suono nell'aria sono circa 300 metri al secondo, se non sbaglio. La velocità del suono dentro l'acciaio potrebbe essere 10 volte di più. Non a caso gli indiani mettevano le orecchie sui binari per sentire arrivare il freno, no? Perché sentivano il suono nel metallo prima di sentirlo nell'aria, giusto? Sapete sto trucco, no? Quindi è una formula che viene fuori. Arriviamo subito, poi riprendo il discorso che voglio fare, quello dei cerchi. Posticipo perché è sempre molto palloso per me disegnare semplici cerchi, ma faccio un discorso un po' più concreto prima di farmi venire voglia di farlo. Supponiamo che io vi dica: questo è un campo elettrico, questo è un campo elettrico che ha in una zona di spazio dove non ci sono né cariche né correnti, né densità di corrente, non c'è densità di carica, non c'è densità di corrente, zona vuota. Quindi a priori dipende da x, y, z e dal tempo. E la scrivo così. La scrivo come un
Ovviamente se io scrivo così, potrei anche scrivere seno, eh? Se io la scrivo così, già, ovviamente è incompleto. Perché è incompleto? Perché questo è un vettore e non ho ancora specificato qual è la direzione. Mi serve una direzione, mi servirà un modulo, vabbè, questo è qualcosa che oscilla tra 1 e meno 1. Se io scrivo così, e scrivo per esempio così, cosa sto dicendo? Sto dicendo che ho un'onda elettrica di tipo cosenoidale, se la parola esiste, esiste cosenoidale, sinusoidale si usa, ma si dice cosenoidale. È un'onda elettrica, guardate cosa mi sta dicendo, propaga in quale direzione? Propaga nella direzione X. La direzione di propagazione ve la dà questa, che dovete ricordare è questa qui, no? Quindi questa mi sta dicendo che propaga nella direzione degli x crescenti, vedete che c'è il segno meno? Segno meno vuol dire che propaga nella direzione degli x crescenti. Ma qual è la direzione del vettore? Istante per istante il vettore è nella direzione y. Quindi questo è un esempio di un'onda trasversa, trasversa. Cioè io potrei forzare di disegnare una cosa del genere dove questo rappresenta l'asse X, questo rappresenta l'asse Y e mi sembra che questo campo l'abbiamo disegnato sotto tempo fa, tante settimane fa. Quindi qua per esempio tutti i punti che hanno X uguale a 0 io potrei disegnare la freccia. In questo punto per esempio io disegnerò, io voglio disegnare la freccia nell'istante T uguale a 0. Cioè io voglio fare una istantanea di questo campo elettrico nell'istante t uguale a 0. Quindi immaginate che questo sia uguale a t uguale a 0, quindi io ho, se volete, ok? T uguale a 0. Quindi, qual è la freccia che disegno qua? È una freccia campo elettrico, quindi un certo numero di volt su metro, nella direzione U di Y. Quindi io disegnerò una freccia. E quanto è il modulo? È uguale a 0, perché il coseno, quando X uguale a 0, questo vale 0, quindi il coseno di 0 vale 1, e quindi il modulo del campo elettrico nel punto X uguale a 0 e vale 0. Quindi io disegnerò una freccia che, per esempio, è così. Ok, questo è il valore di E0. Adesso voi sapete tutto della funzione coseno, giusto? Sapete tutto della funzione coseno. Guardate questa fase, questo è il grafico della fase in funzione di x. Questa è la fase che chiamiamo kx e la fase è una retta. Ok? Quello che mi sta dicendo kx è che la fase vale kx, la fase del coseno, l'angolo, l'argomento del coseno è proporzionale a x. Quindi, qual è il valore di x quando io mi sposto nella direzione x? Di quanto mi devo spostarmi per avere una fase di 2π greco? Perché 2π greco è speciale? Perché il coseno è periodico, d'accordo? Quindi io mi chiedo, questo 2π greco qua, quando lo raggiungo come valore? Lo raggiungo per questo valore di x. E questo valore di x è quello che si chiama la lunghezza d'onda, d'accordo? E la distanza che mi serve per avere un aumento di fase 2π greco e per la periodicità del coseno avrò lo stesso valore del coseno, d'accordo? Quindi immaginate che questo sia la distanza, quindi attenzione, questo è una istantanea, tutti i punti dello spazio nello stesso istante t. Immaginate che questo sia la distanza che corrisponde alla lunghezza d'onda. Quindi in questo punto qua, o per quello in tutti questi punti, quindi questo punto qua ha lo stesso valore di x, quindi anche qua lui avrà una freccia tale quale. Questo punto qua che ha un altro valore, ha lo stesso valore di x, avrà una freccia tale quale. Tutti i punti
che hanno lo stesso valore x uguale a 0 avranno la stessa freccia, d'accordo? Se questo è un punto che dista da questo una distanza lambda, lambda è quel valore x per la quale avrei un cambiamento di fase 2π, quindi qua avrò esattamente la stessa freccia. Qua, in questo punto, avrò lo stesso valore di freccia. Tutti i punti che condividono lo stesso x hanno lo stesso valore di freccia, perché vedete, il campo elettrico dipende solo da x. Può variare da, potete, tutti i punti che hanno y e z diversi avranno lo stesso campo elettrico se condividono lo stesso x, d'accordo? Quindi tutti i punti che stanno su questo piano, che esce dalla lavagna, che hanno x uguale a 0, avranno tutte frecce tutte identiche a queste, certo nell'istante t uguale a 0. Questo è un altro piano, avranno la stessa freccia di questo qua, quindi anche quassù. D'accordo? Tutti i punti hanno esattamente lo stesso valore. Lambda mezzi, la fase è pi greco, quindi il coseno vale meno 1, quindi in questo punto qui, che è metà, io avrò, e qua dovrei avere non ho abbastanza spazio, siete d'accordo? Quindi voi dovete immaginare di disegnare, magari lo faccio in giallo, in questo punto che sta a un quarto della lunghezza d'onda, la fase di pi greco mezzi, il coseno di pi greco mezzi vale 0. Quindi in questo punto il campo elettrico è 0. Idem qua, quindi dovete con un po' di pazienza fare il disegno. Eccetera, eccetera, eccetera. D'accordo? Questa è t uguale a 0. Al passare del tempo, all'aumentare del tempo, cosa fanno questi punti? Questo punto qua, in questo punto cosa fa il campo elettrico? Scende. In questo punto cosa fa? Sale. In questo punto cosa fa? Salirà. Cioè cosa sta succedendo? Dovete immaginare questo spostato verso destra. Quindi, di nuovo, qual è la rappresentazione più efficace? Secondo me i cerchi che ho fatto io, perché è molto più complicato fare sto disegno. Quindi dovete immaginare che, per esempio, dopo un po', devo fare una decisione artistica. Quale farò? Farò la decisione artistica che magari questo punto, dopo un intervallo di tempo, magari un certo t, faccio passare un po' di tempo, nell'istante, in un istante futuro, questo punto che, dove il campo giallo era 0, magari trovo il valore vero, il valore pieno voglio dire, e questo che era il valore pieno lo trovo 0, quindi il campo sta facendo così. Quindi questo qui diventa 0, quindi ho una cosa di questo tipo, questo diventa il valore massimo. Ok? Cioè la curva viola e la gialla spostata a destra, d'accordo? Non scuota la testa perché non è d'accordo? È difficile questa rappresentazione, quello degli orologenti era più carino, Per quello non amo fare questa versione qua. Questo è un esempio, di un'onda di tipo cosenoidale che si propaga certo nel dov'è? Eccolo qua. Che si propaga ti faccio il quadrato attorno così si legge meglio. Ignorate le frecce gialle sopra.
questo è un campo, è un'onda che propaga nella direzione X e si dice che è polarizzato nella direzione Y. È un'onda trasversa, trasversa, cioè la freccia, il campo vettoriale è perpendicolare alla direzione di propagazione. Vedete che istante per istante le frecce sono nella direzione Y, la propagazione avviene nella direzione X. È un'onda trasversa. Quindi l'esempio di un'onda trasversa è quello dove c'è una corda e uno fa così. Qualcuno può venire qua un attimo? Venga, venga. Venga. Aguanti questa estremità, stia fermo. Lo tenga vicino al tavolo. Dia un'estremità libera. Questa è un'onda trasversa. Questa è un'onda, questa è un'onda longitudinale, lo vedete? Non si vede granché perché c'è l'attrito. Questo è un, se io attaccassi un pezzo di spago qua, un pezzo di scotch, lo vedreste. Così è un'onda longitudinale, adesso la disegniamo. Questa è un'onda trasversa, d'accordo? Attento che sta per arrivarti un'onda di compressione longitudinale, d'accordo? Scrivete un'onda longitudinale. Questa è un'onda longitudinale perché il campo elettrico è nella direzione, il campo, cioè il vettore, il vettore è nella direzione di propagazione. Vedete la U, la U vi dà il verso del campo elettrico. Invece la dipendenza qua dentro, questa vi dà la direzione di propagazione. Dovete saper leggere. Questa vi dà il verso della freccia, questo vi dà la direzione di propagazione della freccia. In questo caso la propagazione è nella stessa direzione del vettore U. E in questo caso la propagazione è perpendicolare alla direzione del versore. Questa è un'onda trasversale, questa è un'onda di tipo cosenoidale longitudinale. Quindi le frecce qui come sarebbero? È ancora più difficile disegnare, di nuovo questo ve l'ho fatto tempo fa. Se questo è x uguale a 0, tutti i punti x uguale a 0, qua avrei la freccia così, a un punto qua lambda, x uguale lambda, avrei in questo punto la freccia identica, in un punto che è a x mezzi avrei una freccia che è girata. Vedete che è difficile perché ho il disegno, la faccio apposta un po' più grande così le frecce non si sovrappongono. Immaginate questo sia x uguale a L, questo è un x uguale a L, lambda mezzi, non L, lambda, lambda mezzi, lambda quarti, 3 lambda quarti. Quindi a lambda quarti, qua ho la freccia magari a valore pieno, qua cos'ho? 0, il vettore nullo, qua cos'ho? Una freccia che è così, qua cos'ho? 0. Qua cos'ho? Così. D'accordo? Questo punto, stesse frecce perché condividono x. Questo punto condivido x 0. Questo punto è così. Questo punto è così. Questo punto è così. Questa è un'onda longitudinale. E ovviamente questo sta propagando verso destra. Quindi dovete immaginare di disegnare delle frecce viola che rappresentano la situazione corrispondente a questa. D'accordo? Questa è un'onda longitudinale, come l'onda di compressione che c'era sulla molla. Questo è il tipo di onda che si ha col suono. La pressione avanza in questo modo, l'aria è compressa, rarefatta, invece le onde
elettromagnetiche sono di questo tipo. Non sono di questo tipo. Perché non sono di questo tipo? Qualcuno ve l'ho già detto a suo tempo. Le onde elettromagnetiche non sono così. Questa non può essere un'onda elettromagnetica nel vuoto. Scrivete, questa onda longitudinale, longitudinale, non è, non può essere un'onda elettromagnetica nel vuoto. Proibito. Perché è proibito? Perché le onde elettromagnetiche del vuoto sono invece così? Le onde elettromagnetiche del vuoto sono trasversali. Perché? Perché nel vuoto, noi stiamo discutendo le equazioni di Maxwell nel vuoto la divergenza di E è uguale a zero. Ed è evidente che un campo così ha divergenze verso da zero. Guardate, questa zona dello spazio, se io faccio una scatola chiusa, ho frecce che entrano, come le frecce del cadavere di un cowboy ammazzato dai Sioux. Qua, invece, ho le frecce che escono, come un porco spino. Quindi avrei un volume chiuso con un flusso diverso da zero. Qua avrei un volume con un flusso positivo, qua avrei un volume con un flusso negativo. Ma la legge di Gauss mi dice, ragazzi, se avete la divergenza è perché avete un rho, detto nel linguaggio degli integrali, se avete un flusso è perché dentro la superficie c'è una carica interna. Quindi se qua c'è un porco spino, vuol dire che qua dentro ci deve essere una carica positiva. Ma non c'è carica, perché è vuoto! Quindi qua il campo elettrico nel vuoto non può essere fatto così. Via! Non rassomiglia al suono, rassomiglia più a alle onde su una corda fatta fare così, dove avete la propagazione, certo in quella direzione, ma l'increspatura sull'onda è così, sta viaggiando in questo modo, d'accordo? Quindi un po' del linguaggio, nel vuoto le onde elettromagnetiche di tipo sinusoidale o cosenoidale sono trasversali. Cosa vuol dire trasversali? Che la direzione del campo elettrico è perpendicolare alla direzione di propagazione. La direzione del campo elettrico si chiama la direzione di polarizzazione. Quindi questo campo che adesso descrivo, perché era stato rovinato dalla scritta, non devo riscrivere tutto, restauro questa parte qua. Questa è un'onda che è polarizzata nella direzione Y. Quindi se io scrivo una cosa del genere, voi la guardate e vi chiedo due domande: in quale direzione è polarizzata e in quale direzione si propaga? Si propaga nella direzione Z ed è polarizzata nella direzione X. Ok? Allora, tra le tante cose carine che ho, ci sono... Avete mai giocato con i filtri Polaroid? Purtroppo il proiettore è scassato, perché questa è la classica cosa che uno metterebbe qui con la proiezione e lo farei sulla tavola luminosa. E la tavola luminosa non funziona. E la trito qua. Che zebedei.
ovviamente dovrò spostarmi, prima faccio vedere a voi. Vedete che passa la luce? Vedete che passa la luce? Passa la luce? Passa la luce? Guardate, vedete? Io sto ruotando relativamente l'un lato. Guardate come è diventato buio, vedete? Chi lo vede? Vedete? Da buio questo alla trasparenza. Questa è la dimostrazione che la luce è di fatto trasversale. Quello che succede è questo. Allora, prima vi dico cosa succede, poi magari vi racconto una metafora, ma la metafora è sottilmente sbagliata. È utile perché... prima faccio la metafora, va. Questo che si trova nei libri di divulgazione, magari avete visto le medie, dove uno ha la sua corda, e fa un'onda trasversa, cioè fa così con la mano, generando un impulso. D'accordo? Questo impulso si mette a viaggiare, d'accordo? Una curiosità. La corda avrà una certa massa per unità di lunghezza, una certa massa per unità di lunghezza. Chiamiamo la massa per unità di lunghezza, che so, lambda. No, lambda no, perché non voglio confondervi con la lunghezza d'onda. Per carità, che vi perdete in un bicchiere d'acqua. La chiamo, che so, mu. Mu ha le dimensioni di una massa per lunghezza almeno 1. Immaginate la corda sia in tensione. Sia in tensione, d'accordo? E chiamate T la tensione del filo. La tensione è una forza, e quindi cosa ha la dimensione di una forza? Ha una massa per una lunghezza per un tempo alla meno 2. Ok? Sia T la tensione del filo e mu la lunghezza per unità di la massa per unità di lunghezza. Qual è la velocità di propagazione? Come dipende dalla tensione della massa? Come fate? Qual è la velocità qua? Come dipende da mu e da t? Cioè, se voi aumentate t, cosa succede alla velocità? Se voi aumentate mu, cosa succede? Se voi raddoppiate la mu, cosa succede? Cioè, come dipende? Analisi dimensionale, no? Analisi dimensionale. Voi volete costruire una velocità e avete due cose, la tensione e la massa per unità di lunghezza. Quindi sarà una certa funzione di questo e di questo. Allora mettete T alla alfa e mu alla beta. E volete costruire una velocità. Ma la velocità cos'è? La velocità è una massa alla 0, una lunghezza alla 1, un tempo alla meno 1. E voi state cercando di costruire questo con una combinazione opportuna di tensione e di massa. Fatelo prima che lo faccia io. Coraggio! Come si fa? Allora, questo è mLt alla meno 2 alla alfa, tensione, per mu, e mu è una massa per una lunghezza alla meno 1 alla beta. D'accordo? Quindi, lavoriamo sul lato destro. Avete m alla alfa per m alla beta, quindi avete m alla alfa più beta. Le lunghezze come avete? La stessa cosa. L, alfa, e qua, meno beta. Siete d'accordo? Il periodo, il tempo com'è? Qua avete t alla meno 2 alfa, meno beta. Ho fatto giusto? M alla alfa, M alla beta, quindi M alfa più beta. L alla alfa, L alla meno beta. T alla meno 2 alfa, e qua non c'è questo. Questo non c'è un fico secco, ho sbagliato io. Siete d'accordo adesso? D'accordo? Quindi, da qua io deduco che alfa più beta deve essere uguale a 0. Che alfa meno beta
deve essere uguale a 1 e meno 2 alfa deve essere uguale a meno 1. Quindi da qua deduco subito che alfa è uguale a 1/2, da qua deduco che beta deve essere uguale a meno alfa, quindi beta è uguale a meno 1/2, ed è meglio, per evitare che ci siano problemi, che alfa meno beta sia uguale a 1, mi pare che sia così, no? Perché meno 1/2 meno 1/2 vale 1, ok? Quindi la mia conclusione è che questo vale cosa? 1/2, e questo vale meno 1/2. E quindi la mia formula è che ho un'eguaglianza di tipo dimensionale, non è un'eguaglianza numerica, perché potrebbero esserci dei fattori numerici, giusto? Che la velocità è uguale alla radice quadrata della tensione diviso il volume. E questo mi dice come varia la velocità variando la tensione del filo e la massa per unità di lunghezza. Quindi due fili alla stessa tensione, ma uno che ha più massa per unità di lunghezza, la velocità di propagazione è più bassa. Quindi voi dovete pensare alla famosa chitarra in cui avete un'ancora, un cavo, poi un meccanismo in cui c'è il, come si chiama, la chiave per stringere. Quindi voi stringete il filo a una certa tensione, poi a seconda che dov'è la, è nella ferro. Poi la corda più leggera, la corda acuta, ha una massa per unità di lunghezza più piccola della corda della nota profonda. E la corda della nota profonda come fanno a aumentare la massa per unità di lunghezza? Addirittura attorcigliano attorno a un filo, altro filo per aumentare la massa, no? Quindi due fili tesi della stessa quantità, tensione uguale, ma uno è un filo di massa piccola rispetto a massa piccola rispetto a massa piccola per unità di lunghezza, l'altra ha più massa. Qua quale dei due vince la gara quando pizzicato uguale? Questa vince, ha una velocità maggiore di questo. Infatti c'è la classica dimostrazione che in teoria potrei fare in quest'aula, perché abbiamo una grande, uno potrebbe attaccare a quel pilastro lì due corde, una e l'altra estremità magari qua, due corde identiche di stessa lunghezza, ma una ha corda un po' massiccia, una corda di canapa magari da arrampicatore, e l'altra una corda più esile, tipo la corda per stendere i panni, ok? E quindi uno ha il pilastro, l'altro pilastro, c'ha la corda esile, la cordona, qua mette un foglio di carta, prende un foglio di carta e fa il cavalierino, no? Tipo quelli dove quando ci sono le conferenze stampa mettono il nome e mette il foglietto di carta qua, molto esile, magari la carta velina, qualcosa che basta un niente che lui cada, e qua giù pizzicate nello stesso momento. Quale dei due cavalierini cadrà prima? Cade quello dove gli arriva l'onda prima, no? Certo, cioè, è una bella dimostrazione che un giorno si potrebbe fare, ma dubito perché non ho i soldi per comprare cavi in canapa, eccetera. Io devo fare con i soldi miei. Ok. Allora, la metafora sbagliata della polarizzazione è questa. Vi fa capire, ma è sottilmente sbagliata. Questa è la corda tesa e qua fate un'onda trasversa, ok? Qua giù immaginate di avere un pezzo di legno, una barriera, in cui qualcuno ha intarsiato un buco così, ok? Col cavo che passa, con la corda che passa in mezzo, e prosegue, ok? Quando voi fate così, questo disturbo passa in mezzo al buco, ci passa tranquillamente, ok? E passa dall'altra parte. Se il buco fosse stato fatto così, non ci passava, non vi pare? D'accordo?
Questo esemplifica il fatto che questo filtro fa passare le onde che sono orientate nel verso giusto e fa non passare onde che sono orientate in modo sbagliato. Per giusto si intende quando il foro è così, sbagliato quando è così. Quindi questo schermo fa passare alcune cose e altre no. Qual è il discriminante? È l'orientazione del piano di polarizzazione. Allora, questo va bene per le corde, non va bene per le onde elettromagnetiche, perché in realtà quello come è fatto il Polaroid? Il Polaroid ci sono delle lunghe molecole, e in queste molecole ci sono degli elettroni capaci di muoversi, d'accordo? Loro si muoveranno se c'è un campo elettrico che li sospinge. Potrebbe funzionare anche questo con un pezzo di metallo, cioè invece di avere una molecola di plastica, di materiale Polaroid, potreste, quel discorso che sto facendo, anche immaginate un filo di rame messo così, in cui avete un portatore di carica, lui è libero di muoversi, se avviene un campo del verso giusto. Allora, ecco un campo elettromagnetico trasverso con la polarizzazione in questo verso, quindi il campo elettrico sta dando su e giù nello stesso orientato com'è o questo filo di rame o la molecola. Quando l'onda arriva, questo signore sente un campo che è su e giù, quindi l'elettrone cosa fa? Accelera su e giù, quindi acquista energia di movimento che prima non aveva. Da dove prende l'energia? La prende dal campo! Quindi cosa succede? Che il campo cede energia al portatore di carica, il portatore di carica l'assorbe, energia dal campo viene portata via, quindi il campo si indebolisce. Invece, si indebolisce, cosa vuol dire? Che il campo qua giù è più debole, è più buio. Se invece il filo era così, quando il campo sta andando su e giù, l'elettrone non è capace di muoversi su e giù, lui è solo capace di muoversi destra e sinistra, il campo sta facendo così. L'elettrone di forza in questa direzione non se ne fa niente, non è capace di muoversi così, lui tutto al più muove così. Quindi l'elettrone non prende energia dal campo, non lo assorbe e il campo non è diminuito di intensità. E quindi vedete luce dall'altra parte, vedete che la storia dello steccato va bene per le corde, ma è l'opposto qua. Il filo di rame o la molecola nello stesso verso della polarizzazione vi assorbe energia e quindi il campo dall'altra parte è più debole, è buio. Invece quando la molecola è messa, o l'antenna o il filo di rame è messa perpendicolarmente alla direzione di propagazione, non assorbe energia e il campo passa indisturbato. Quindi qua c'è un sottile messaggio, che il campo trasporta energia. Se la cede, ha meno energia. D'accordo? Quindi quello che sta succedendo è questo. Casomai facciamo una pausa mentre faccio il disegno, perché il disegno ha le sue... mancano 5 minuti, facciamo la pausa, io faccio il disegno e riprendiamo.